Una camminata per dire sì alla pace e no alla guerra. Le vie di Piancogno questo mercoledì mattina si sono colorate di bandiere arcobaleno sventolate tra le mani degli alunni dei plessi scolastici di Esine e Piancogno, un momento significativo volto a sensibilizzare e a portare alla riflessione sulla situazione bellica in Ucraina. Noi dobbiamo dire no alla guerra, a tutte le guerre, e dobbiamo costruire la pace. Abbiamo attraversato con le bandierine della pace, a testimonianza dell'importanza di questo valore, e le strade del comune, e ci siamo poi ritrovati al campo sportivo dell'oratorio ad un momento di riflessione sulla pace. Una manifestazione che diviene anche occasione per ribadire come la pace non sia sempre così scontata e per ricordare come i giovani siano la chiave di svolta per un futuro migliore. I nostri ragazzi oggi ci insegnano a tornare all'autenticità dei sentimenti, a ritrovare questa perla che è nel cuore di tutti, anche dei violenti, perché la ritrovino, la usino per creare non più rapporti di odio, ma di comprensione perlomeno, di accettazione delle diversità e di soluzioni diverse dalla guerriglia e dalla violenza e dalla morte. Spero che i bambini capiscano quello che è il dialogo, quello che può essere poi le varie problematiche che possono esserci in futuro, e che le discussioni vanno sempre portate avanti con dialogo